Casa Moscati compie 30 anni di vita. Aperta nel 1992, nel marzo del 1992, per volontà di Don Gianfranco Gaudiano e Paolo Pierucci. Una casa aperta per la necessità di 2-3 persone inizialmente, gravemente compromesse per il morbo di AIDS. Una casa aperta per offrire la possibilità di morire accompagnati, morire serenamente avendo qualcuno che ti tiene per mano. Gaudiano ha aperto senza avere nulla nelle mani. Alcuni privati, la Fondazione Cassa di Risparmio e altri enti l'hanno aiutato nell'apertura e poi finalmente nel 1994 è arrivato la convenzione con l'ASUR Marchigiana che ha retto la casa e la regge tuttora fino a questo momento. A Casa Moscati ad oggi sono ospitate 10 persone, nel momento presente sono 9 uomini e una signora e una donna. Dentro la nostra casa si comincia e si arriva come primo obiettivo per curarsi, perché le persone arrivano da situazioni magari di salute abbastanza provata, dalla malattia dell'AIDS per il quale sono ospitate. Ma poi il vero obiettivo di tutti è riprendersi tutto ciò che è possibile della propria vita, dalle relazioni umane, alle relazioni umane, ai rapporti amicali, anche alla possibilità di rimettersi all'interno di una rete lavorativa o quantomeno di tirocini lavorativi. Questo perché la cosa principale è insieme lavorare, operatori e ospiti, affinché la vita continui, affinché tutti si possa avere i medesimi diritti di poter sfruttare al meglio le possibilità che la vita ci offre. Questa di Casa Moscati, insieme ai progetti che porta avanti il CES, sono dei progetti molto importanti per la città, una città che è molto ricca di associazioni, di realtà del terzo settore che da sempre lavorano per gli ultimi e in questo caso particolare prendono, diciamo, l'eredità di Don Gaudiano e la portano avanti con forza e sempre con tantissimo impegno. Quindi come amministrazione comunale noi siamo qui a ringraziare tutto il lavoro che fanno i tanti volontari, non solo, che da anni sono dalla parte degli ultimi. Casa Moscati è entrato ora nel sistema anche sanitario della nostra regione, questo gli ha dato stabilità, quindi è riconosciuta come una casa d'accoglienza, è entrata nella famiglia dell'RSA, quindi tutti i posti sono accreditati, anche adesso si accrediterà con la nuova legge anche oltre agli appartamenti anche il diurno qui presente, quindi da una parte c'è una sicurezza economica, dall'altro Casa Moscati deve fare i conti con una situazione che in questi anni è cambiata molto, cioè siamo una società ormai molto più propensa all'io rispetto al noi e quindi di nuovo l'AIDS rischia di essere qualcosa di lontano dalla nostra vita. Ecco, il bisogno principale di Casa Moscati è che le persone, la nostra comunità, la nostra città si preoccupi di Casa Moscati, quindi anche delle emergenze, delle esigenze che possono nascere, soprattutto dal bisogno degli ospiti di socializzare. Vedo una realtà ecclesiale, civile, molto attenta verso gli altri, soprattutto direi verso gli ultimi, verso le persone che potrebbero essere considerate emarginate o comunque scartate dalla società. Questo lo vedo, fa parte della storia di questa chiesa, di questa comunità, di questo territorio e tutta l'opera nata attorno a Don Gaudiano ne è un esempio. Ma non è l'unico, perché vedo che davvero c'è una grande tradizione di bene fatto di attenzione verso l'altro.